provato a salire, ma praticamente mi bloccano la porta perché non c'è neanche una sedia per poter stare seduta. Mi sono anche accostata 30 secondi, un minuto, lì al primo gradino, proprio perché oramai non ce la faccio più a stare in piedi. Non c'è una sedia, preferisco ritornare sotto i portici e aspettare. Sono Cialdrone Palmira, vengo dalla zona di Tor Bella Monaca, sesto municipio. Nel corso della mia vita ho avuto in questi ultimi 2 anni delle difficoltà. Le mie difficoltà partono innanzitutto dal mio stato di salute. Io non sto bene e per cui sono stata costretta per diverso tempo a dover fare un po' da nomade in casa di altri, perché a casa mia, non potendo ospitare nessuno, di potermi far assistere da amiche e da persone che mi potessero stare vicino. Nel frangente di tutto questo purtroppo è accaduto che mi hanno occupato casa. Da allora è stato un incubo e non so più nemmeno come fare. Ho cercato in tutte le maniere di poter farmi aiutare dalle istituzioni, iniziando dappertutto un cammino giudiziario. Nel cammino giudiziario ho avuto la mia soddisfazione perché chiaramente il giudice ha confermato la possibilità di ritornare a casa. Successivamente, a distanza di pochi mesi, c'è stata un'altra udienza per le loro illazioni, le loro calunnie, e ho dovuto risubire un altro processo. Fortunatamente il processo è stato breve e di lì a poco ho potuto in qualche maniera fare un sospiro di sollievo, perché ritornavamo a casa sia io che mio figlio. Al contrario, invece, mi sono trovata che con gli atti giudiziari che andavano un po' alle lunghe, loro hanno concordato con il mio avvocato e anche con me, perché per riprendere la mia casa io mi sono accollata anche le spese di tutto, e praticamente invece no, non era così, il dispetto non era finito. Mi hanno distrutto la porta, mi hanno distrutto l'inferriata che avevo appena inserito 4 giorni dopo. Nel frattempo io ho avuto altri colloqui con la circoscrizione per far capire quello che stavo rivivendo. Per riportare tutta una documentazione ho avuto anche un incidente stradale, perciò adesso sono senza casa, senza macchina, sbattuti fuori dalla mia città e dalla città di dove è nato e cresciuto mio figlio. Siamo fuori in un'altra zona, ovviamente la zona è più tranquilla, ma certo non è casa nostra. Io vorrei capire esattamente, dopo tanti passaggi burocratici, dopo tanta fatica, tanta speranza, perché ho comunque speranza, che qualcuno e qualcosa mi ascolti. Io vorrei capire che cosa si può fare, cosa si deve fare, perché non è giusto che continuerò a lavorare, pagare le mie tasse e trovare invece chi si gode quello che era stato un diritto acquisito dopo 12 anni d'attesa per averla quella casa, 12 anni d'attesa. Io sono veramente affranta, ma sto piena di speranza, per cui fatevi coraggio pure voi su questo, dateci un aiuto. Non vi stiamo chiedendo da mangiare, vi stiamo chiedendo soltanto una casa, la mia casa. Grazie. La signora Palmira è stata più volte, diciamo, ha subito dei soprusi da parte degli inquilini del suo stesso pianerottolo, che vedendola assente, perché essendo con problemi fisici, la signora Palmira spesse volte era costretta ad allontanarsi da casa e dunque avere delle permanenze un po' anche lunghe per potersi curare, i vicini di casa si vede che hanno pensato che l'appartamento era inutilizzabile e con la libertà di poterlo occupare. Fatto sta che l'hanno occupato, la signora Palmira si è ritrovata con 3 occupazioni una presso l'altra, ma la beffa maggiore cosa succede? Viene dalla parte delle istituzioni, da parte di quel disinteressamento da parte degli uffici competenti, perché io nel percorso ricostruttivo della documentazione cosa ho scoperto? Che nonostante i vigili urbani avessero riscontrato un'irregolarità, dunque dichiarato che vi erano degli occupanti che non avevano idoneità per stare in quell'appartamento, l'ufficio anagrafico ha dato ugualmente la residenza a questi occupanti, quando il regolamento dice chiaro e tondo che se non vi è la parte che ha in custodia l'appartamento, dunque l'inquilina, che controfirma la richiesta di cambio di domicilio, non può essere accettata. Dunque la signora Cialdrone Palmira si è ritrovata degli inquilini non graditi, non voluti dentro l'appartamento, si è ritrovata in mezzo a una strada, perché anche la beffa che nonostante sia stata, diciamo, questa irregolarità sia stata riscontrata e nonostante lo statuto di Roma Capitale possa dire
che i vigili urbani sono anche polizia municipale, ma anche a livello giudiziario. Dunque, quando si riscontra una irregolarità, devono immediatamente intervenire per ristabilire la legge, dunque la regolarità. Non è stato fatto assolutamente nulla. Lo Stato, il Comune, chiunque sia, non è intervenuto e la signora Valmira Cedroni dopo 2 anni si ritrova ancora in mezzo alla strada, tanto che è stata costretta a venire in Capitolio a poter portare dimostrazione dei suoi disagi. Ma la signora Valmira non lo fa solamente per se stessa, per i suoi figli e tutto quanto, lo fa anche per un altro motivo, perché ha una morale e ha pensato: come sono io in questa condizione, come io non vengo ascoltata nonostante i miei appelli dalle istituzioni, ci sono tante altre persone che come me non vengono ascoltate. Dunque io, a lei ha pensato, io faccio un'azione di forza al Campidoglio. Mi metto lì, mi incateno, anche silenziosamente, ma prima o poi mi dovranno vedere, non mi potranno più non rendere visibile, perché io voglio portare la mia voce, il mio disagio, che è il mio e di tutte quelle persone al quale nelle mie stesse condizioni, disabili e senza casa, si ritrovano per strada.